si veulent, vive ma ligne primo giorno del mese di gennaio dell'anno del Signore 1922, Edith Stein, io ti battezzo, col nome di Teresa Edvige, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sei magra, bambina mia. Sono solo un po' stanca. Sono molto fiera di te. Una professoressa di filosofia. Mia figlia. Mamma, voglio che tu sappia una cosa. Io sono ebrea e resto ebrea. Ma mi sono convertita al cattolicesimo. Perché? Per quale ragione l'hai fatto? Ho cercato tanto l'amore. E l'ho trovato in Gesù. In Lui. E per mezzo di Lui si raggiunge Dio. Ci hai tradito. Come Gesù. Lui si è fatto crocifiggere per salvarci. Non avevi il diritto di farlo, Edith. So bene che vai sempre fino in fondo nelle tue scelte. Ma io ti supplico. Per i miei figli, per i miei nipoti. Rinuncia. Mi dispiace, mamma. Io non posso rinunciare, tornare indietro.
L'essere umano non può ritrovare se stesso se non nell'incontro con Dio. È Dio che mi dona la forza della vita interiore. Gesù, Gesù, Gesù! Non sei più mia figlia. Mamma! Cuore, mio cuore, che cosa ti accade? Che cosa ti opprime a tal punto? Qual vita straniera e nuova? Non so più riconoscerti. Lontano è quel che amavi. Lontano. Lontano è quel che ti affliggeva. Lontana la tua fatica e il tuo riposo. Molto bene. Secondo voi, che cosa opprime il cuore di Goethe in questa poesia sull'amore? Non potrebbe essere l'amore in se stesso? Carl? I cambiamenti prodotti dall'amore, forse. Goethe non riesce a risolvere le tensioni interiori scaturite dal suo nuovo amore, che definisce come le catene di un potere senza limiti, o ancora come un sottile filo magico che è impossibile spezzare. In Goethe l'esperienza amorosa è a un tempo irresistibile e imperfetta. Ah, quando mi sei accanto, io lo so bene. Non devo e non dovrei amarti. Ah, quando mi sei lontano, io lo so bene. Ti amo con tutto l'animo. Per la prossima lezione vorrei che ognuno di voi componesse una propria poesia sul significato dell'amore. Lasciate lavorare in libertà lo spirito e il cuore. Grazie. Buongiorno, scusi. Cosa c'è? Mi scusi se la disturbo, professore. Dica. Non sono sicura di capire che cosa vuol dire interpretazione derivata dal cosiddetto aspetto energetico metapsicologico della psicoanalisi freudiana. Ma signorina, quante volte dovrò ripetervi che per queste sciocchezze ci sono gli assistenti? Mi scusi, professore. Di niente. Prego. Lei pensa che anche le donne dovrebbero dedicarsi alla politica? Non esistono professioni che la donna non possa esercitare. Una donna non è soltanto una donna. Ciascuna ha un suo modo di essere particolare e un suo talento. Ben distinto, come l'uomo. Esattamente come l'uomo. Esattamente come l'uomo. Basta solo che lo eserciti. Sì? Lei sognava una carriera filosofica o politica? Né l'una né l'altra. Ha intenzione di sposarsi, professoressa? No. E allora cosa pensa di fare? Continuare a vivere cercando la verità, come ho sempre fatto. Professoressa Stein, quali sono i suoi rapporti sul piano filosofico e non col professor Husserl? Professoressa Stein, lei ha avuto contatti con Rosa Luxemburg? Professoressa Stein, cosa pensa di Mussolini? Cosa l'ha spinta a convertirsi al cattolicesimo? Vi prego, signori, non tutti insieme. Buongiorno, professoressa Stein. Un giorno a Gottinga, qualche anno fa, lei disse di essere atea. Se lo ricorda, professoressa? Sì. Me lo ricordo, dottor Hell. E si ricorda anche, professoressa, di aver perso la sua croce? Sì. Me lo ricordo. E ora lei sosterrebbe di averla ritrovata. Non è vero, professoressa Stein? Non è né il momento né il luogo per parlarne. Ma ritorniamo alle nostre domande. Husserl è il mio maestro spirituale e mio amico. Non ho mai incontrato Rosa Luxemburg, ma ho letto i suoi libri. Mussolini è pericoloso. E è il libro di Santa Teresa d'Avila che mi ha fatto scoprire la filosofia cristiana. No, no, professoressa. È esattamente questo il momento e il luogo. Tutte queste persone sono qui per ascoltarla e per capire, professoressa Stein, come sia accaduto che una qualunque ragazza ebrea sia potuta arrivare ad essere una personalità famosa e rispettata che oggi si trova al centro dell'attenzione generale. Una volta lei era soltanto
un assistente del professor Husserl. Ma ora lei è un filosofo di fama internazionale, professoressa Stein. Oggi lei tiene conferenze in tutta Europa. Devo ritenere che si sia realizzato il suo sogno di gioventù. Anche lei, se la memoria non mi inganna, è stato uno degli spiriti più brillanti dell'università. Il professor Husserl la considerava un genio. Mi piacerebbe leggere quello che ha scritto in questi ultimi anni. A lei non interessa la filosofia, a lei interessa il potere, a lei interessa la carriera politica, non si accontenta mai, vuole ancora e sempre di più. Lei non ha misura, professoressa Stein, è tipico degli ebrei. Ma aver rotto con la tradizione, con la fede dei suoi antenati, Alav HaShalom, significa veramente di più. Le ricordo che non era la sua fede che mettevo in discussione, ma il conformismo col quale la praticava. Lei utilizzava il cattolicesimo come adesso usa la provocazione per tranquillizzare la sua coscienza. Gli anni non l'hanno cambiata, dottor Feller. Lei continua a cercare al di fuori di sé la conferma di qualche cosa che non è riuscito a trovare dentro. Grazie della partecipazione. Sai, Brigitte, mi era piaciuta molto la tua tesi. È un peccato che tu abbia dovuto interrompere gli studi. Mio padre è morto, si è suicidato. In famiglia non c'erano più soldi per farmi continuare a studiare. Allora che cosa farai? Vorrei fare qualcosa per il mio paese. Mi spaventa tutto questo caos. Scioperi, manifestazioni, corruzione, disoccupazione. La Germania è malata. E ho tanta paura. Ho la tremenda sensazione che un giorno o l'altro anch'io sarò spinta al suicidio. Questo che cos'è? Questo è il distintivo di un gruppo di giovani. Vedi, insieme a loro ho un senso di sicurezza. Ascolta, Brigitte. Nessun gruppo, qualunque esso sia, potrà mai riportare l'ordine se ciascuno di noi non sarà disposto a cambiare il proprio destino. Qualcuno dovrà pur cominciare. Ritorna ai tuoi studi. Segui il mio consiglio. Vienimi a trovare ogni tanto, se puoi. Potremo discutere di... Ora devo proprio andare. Arrivederci. Allora sei assolutamente deciso a divorziare? Non ho altra scelta. Tutta la sua famiglia è ebrea. Sto già facendo i preparativi per la loro partenza. E i bambini? Il maschio rimarrà qui con me. È biondo e non può essere preso per ebreo. Ma la bambina deve partire con la madre. Che peccato. Tua moglie è una così bella donna, che peccato. Non posso deludere il partito. Se non diamo noi il buon esempio, tu capisci? Porga i miei più cordiali saluti a sua moglie, professor Hesse. Colui che non porta la croce sulle sue spalle e non mi segue, non può essere degno di me. Colui che vuole seguirmi deve rinunciare a se stesso.
Caro Hans, volevo chiederti, ti ricordi della mia amica Moskowitz? Non bene. È morta all'improvviso. Hanno parlato di un attacco di cuore, ma non è vero. È morta assieme al suo amico. Si sono suicidati. Anche tu hai giocato con l'idea del suicidio. E invece io non l'ho mai presa sul serio. Ora per ora rabbrividisco al solo pensiero. Quindi ti prego, promettimi di non farlo mai. Te lo prometto. Guardatevi attorno nella mia Spagna! Qui la felicità del suddito ha luogo in una pace colma di serenità, la stessa che io riservo ai fiamminghi. È la pace del cimitero. Vedo che conosci il nostro stile. No, Marchese, voi siete ingiusto con me. Non sono e non voglio diventare un Nerone per il mio regno. Ma alzatevi, voglio oppormi a voi non come sovrano, ma come un uomo anziano, un giovane pieno di foga che è andato oltre il segno. Devo avvertirvi però, evitate la mia inquisizione, sarei addolorato se... Per favore, mi fai male. La prego, si siede. Voglio essere franco. Ho troppa stima di lei per nasconderle la verità. La prego, si siede. Vuole dirmi che non è più un onore avermi qui con voi? Ecco, si direbbe che a qualcuno faccia paura la sua popolarità. Non è la mia popolarità a far paura, e lei lo sa molto bene. La prego di considerarla soltanto come una sospensione momentanea. Spero che in autunno... Per tanto tempo non ho potuto insegnare perché ero donna. Ora non posso perché sono ebrea. Sarà una gravissima perdita per la nostra facoltà. Non creda che non mi sia battuto prima di rassegnarmi a rinunciare a lei. Grazie. Devo consegnarle questa convocazione. Il professor Heller desidererebbe incontrarla. Franz Heller? Mi ha detto che avete studiato insieme a Gottinga. E ora lui è stato chiamato a far parte della commissione esecutiva centrale del ministero. Comunque, se il professore è un suo amico, non deve avere nulla da temere. Bene. Arrivederci. Buona fortuna, cara Edith. Non so più riconoscerti. Lontano è quel che amavi. Lontano è quel che ti affliggeva. Lontana la tua fatica e il tuo riposo. Quando mi sei accanto, io lo so bene. Non devo e non dovrei amarti.
Quando mi sei lontano, io lo so bene, ti amo con tutto l'animo. Ho paura, Hans. Per la prima volta ho veramente paura. Cosa è successo all'università? Ti hanno mandata via? Sì. Ma non è per me che ho paura. È per la Germania. Fino adesso sono sempre stata certa che qualcuno, non so chi, ma qualcuno li avrebbe fermati. È talmente folle quello che cercano di fare. Oh, Hans. Abbracciami, ti prego. Parti con me, Edith. Partiamo prima che l'aria diventi irrespirabile. Ti voglio sposare. Non posso sposarti. Perdonami, ti prego. Perdonami. Ti amo, ma non posso. Ora non muovetevi. Parto domani per la Polonia, vado alle Boff. Ritornerai? No, non credo. Ti manderò la foto. Ti amo, Edith. Grazie. Grazie. Un suono pieno di fascino, vero? È stato il sogno di tutta la mia vita, imparare a suonare l'arpa. Finalmente è arrivata, Edith. Leggo i suoi scritti sempre con enorme interesse. Lei, al contrario, ha preferito abbandonare la scienza per servire il potere. Ho dovuto. Oggi è necessario agire, non filosofare. D'altronde, quando eravamo all'università avevo l'impressione che invece di vivere la vita gustandola in ogni suo aspetto, facessimo solo della filosofia, nient'altro che filosofia. Si ricorda, Edith, di quella volta che abbiamo cercato nell'acqua la sua crocetta d'oro? Ah, capisco. Allora, come vanno le cose? Si è sposata? No. E Hans? Perché mi ha fatto chiamare. Andiamo di là. Come certamente saprà, la legge del 1933 interdice alle persone di origine ebraica di espletare qualsiasi funzione didattica all'università. La prego, si accomodi. E purtroppo, evidentemente, nemmeno lei fa eccezione. Si direbbe che la mia conversione continui ad angustiarla. Già. Sbaglio o non è stata per caso lei a dire una volta... Sì, a dire che la fede è una luce oscura che non basta alla mente. Lei dimentica che sono un filosofo. E dunque, se la filosofia è la ricerca della verità, deve riconoscere anche l'esistenza dell'altra fonte della verità. No, 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 no. Ora sta rinnegando il suo caro Husserl. No, 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 no. Non lo rinnego. È lui che mi ha indicato il carattere induttivo della fenomenologia ed è la mia intuizione che mi ha portato... La sua conversione è una vera farsa. Nessun vero cattolico affermerebbe mai d'essersi avvicinato alla fede grazie all'intuizione. La mente non può produrre la verità.
la può soltanto trovare, dottor Heller. E senza l'intuizione di una visione più complessa dell'essenza, anche la rivelazione non è possibile. Ed è esattamente questo che mi è successo. Mi perdoni, ma queste sono sciocchezze. Lei ha semplicemente avuto paura e per questo ha scelto Dio piuttosto che la verità. E la smetta di ridere! Chi cerca la verità cerca Dio, senza saperlo. Ma che cosa ha da ridere? La smetta! Oh, finalmente ha smesso di abbaiare. Edith, la storia non è dalla sua parte. Raramente la storia è dalla parte della filosofia e della ragione. Non finga di non comprendere. Lei sa quanto me come il popolo ebraico sia responsabile della perversione della nostra civiltà. La sola perversione che vedo è quella che voi volete imporre al popolo tedesco. Scriverò al Papa. Oh, lei pensa che il Papa tratterebbe seriamente una donna che ha rinnegato il suo popolo, che ha fatto solo scelte di comodo, che sta cercando protezione, e la sta cercando da me, quindi mi scusi, una vigliacca. Va via da questo paese, Edith. Te lo consiglio da amico. Il mio potere e la tua bellezza ti possono ancora salvare. Non mi sono mai schierata con il potere. Lo sai bene. La Germania è la mia patria. Non lascerò questo paese. No, mai. Mia cara, la Germania appartiene al popolo tedesco. Perché ti ostini a non capire che qui oramai non c'è più posto per te? Se desideri raggiungere Cristo, non lo cercare mai senza la sua croce. Non sono io a dirlo. Lei che è cattolico dovrebbe conoscere questa frase. Non dovresti disprezzarmi così, Edith. Sono delle assurde illusioni, Franz. Delle assurde illusioni. Non toccarla! Cari fratelli e sorelle delle famiglie Zimmerstein, Tatelbaum, Cohen, Stein, Löwenstein, voi tutti che in questi giorni lasciate Breslavia, vostra patria, per affrontare un viaggio lungo e faticoso per il quale vi auguriamo ogni fortuna, non dimenticate mai coloro che non partono, ma che vi amano e che pregheranno per voi. Arrivederci, miei cari. Che il Signore vi accompagni nel vostro viaggio.
Era tanto tempo che non venivi sulla tomba di tuo padre. Mamma, lo so che anche se non mi perdoni mi vuoi bene. E questo è l'importante. Quindi non ti voglio mentire. Mi hanno mandata via dall'università perché sono ebrea. Ma io non lascerò questo paese. La settimana prossima entrerò in un convento. Perché? Edith. Perché? Perché? Nelle Carmelitane, Dio stabilisce il rapporto tra lui e l'anima. È questa l'essenza dell'ordine. Ormai il simbolo della mia vita è la croce. Voglio essere come un bambino. L'anima di un bambino è come Creta. Prende la forma che sai dargli. Ti devo chiedere una cosa, Edith. Le tue sorelle e i tuoi fratelli se ne stanno andando per sempre, soffrono. Non parlare di questa tua decisione, che resti tra noi, ne discuteremo dopo. Mamma, anch'io sono ebrea, anch'io soffro. Sta zitta! Baruch Atta Adonai, Elohenu Melech Olam, Amotzi Lechem Min. A Arez. Vi ricordate il giorno in cui Edith tornò da scuola? Doveva avere 5 anni. Era seduta proprio in questo posto e diceva: voglio andare alla scuola dei grandi. E quando si sedeva immobile per terra e non voleva obbedire alla mamma? Non c'era verso di farla muovere. Dovevamo trascinarla di peso. E la volta che hai pianto per 3 giorni perché avevi visto un ubriaco per strada? La più piccola e la più pestifera. La più piccola e la più ambiziosa. Volevi sempre primeggiare. Ah, sì. Come bambina avevo un comportamento molto singolare. Una volta sono riuscita a convincere Erna e Rosa a marinare la scuola. A casa abbiamo cantato, ballato, giocato. Poi, d'un tratto, la mamma è ritornata. E voi? Perché non siete andate a scuola? Erna ha avuto paura, ma io... No. E abbiamo detto alla mamma che l'idea era stata tua. E la mamma ci dette uno schiaffo dicendo: vedrete che Dio vi punirà. E tu, Edith, gridavi: Dio non c'è. Zia Edith, che cos'è la nemofologia? Cosa? Ho provato a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenologia, ma devo aver provocato più confusione che altro. Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenologia? Sì? Bene. Vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile come un altro che utilizziamo per poggiare i biscotti, mentre diventa quello per cui è stato creato solamente quando qualcuno lo apre e suona. Sono le possibilità che nasconde che lo renderanno vivo. Ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può fare musica. Senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti. È l'ultima volta che vi vedo tutti insieme, figli miei. Ma tu non sarai sola. Perché io resto qui con te, mamma. Noi ritorneremo, mamma, ritorneremo. Dopotutto siamo in Europa. Quest'incubo non potrà durare a lungo.
Mamma, stringimi forte. Figlia mia, non mi lasciare. Comunque, a New York abbiamo molti amici. Hanno detto che ci aiuteranno. Sì, e gli ebrei sono tanti. In fondo ci sentiremo a casa. Già, sarà una bella avventura. E d'altra parte è la scelta più saggia. E tu, che cosa farai? Ho ricevuto un invito da un'università in America. C'è Edith! In America! C'è Edith! Allora vieni con noi in America? Sì, però non subito, d'accordo? Sì. In America! Si va in America! In Palestina! Quale università? Sta zitta. Mamma, non posso mentire. Io rimango qui. Mi hanno accettato nel Carmelo di Colonia. Ci entrerò la prossima settimana. Nel Carmelo? Che cos'è? È un convento, Elsa. Ho capito. Per salvarti hai tradito il tuo popolo. Ma perché? Spiegacelo, Edith. Tu riesci sempre a spiegare ogni cosa. Questo non riesco a spiegarlo. Questo è il mio segreto. Proprio nel momento in cui ci umiliano in ogni modo, in cui ci perseguitano, tu decidi di abbandonarci. Dio prima ci separa, per offrirsi poi meglio a noi. Il rapporto con Dio si realizza in Gesù, per mezzo di Gesù. Sono delle parole vuote. Lo sai con chi stai parlando? Con noi, con la tua famiglia. Sei sempre stata egoista, sempre, fin da piccola. Egoista e presuntuosa. Lasciatela in pace. È arrivata la macchina. Venite, bambini, si parte. Su, che ci sono tanti bagagli da caricare. Eccoci, mamma, si parte. E corri. Non scendete giù a mani vuote. Dai, corri. Ti auguro di raggiungere quello che desideri, Edith. Sono sempre stato orgoglioso di te. Grazie, Jacob. Allora tutta la tua vita non è stata che una menzogna. Zia Edith, ma perché vuoi diventare Gesù? Per amore. Se mi vuoi bene, ci devi raggiungere. Io ti aspetterò. Te e anche Gesù. Ti aspetto con Gesù. Sei ancora giovane. Hai il mondo davanti a te. Sei tu che mi hai insegnato ad essere buona e giusta. Come cristiana, la mia anima appartiene a Dio, a Gesù. Ma come ebrea, il mio sangue appartiene al mio popolo. Il dolore mi spezza il cuore. Mi domando se sei mia figlia. Sono tua figlia. Sono esattamente come te. Edith, la mano forte di un uomo ti è sempre mancata. Tuo padre. Sì. Mi è mancato.
Ma adesso non più. Ora la mia anima è promessa. Non ritornare più a casa, Edith. Lasciami morire. Non mi vuoi più vedere? No. Abbi cura della mamma. Stai tranquilla. Ti ho preparato qualcosa da mangiare. L'ho messo nella borsa grande. Grazie. Ti voglio bene, Edith. Ti voglio bene anche io, Rosa. Vediamoci che ce l'ha messa. Et dixit Iesus discipulis suis, nemo potest duobus dominis servire. Aut enim unum odio abebit, et alterum diliget, aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone. Ideo dico vobis, ne sollicitis ipis anime vestre, quid manducetis, neque corpori vestro, quid induamino. Nonne anima plus est quam esca, et corpus quam vestimentum, restitite volatili a cieli, quoniam non serum, neque mentum, neque tingrem. Salutiamo le nostre nuove sorelle. Benvenute, sorelle. Benvenute. Benvenute, sorelle. Dio vi benedica. Benvenute nella pace del Signore. Non immaginavo che sarebbe stato così. Aiutami. Ti supplico, dammi la forza.
Ho lasciato tutto. Non ho altro desiderio che tramite me sia fatta la volontà di Dio. Lui deciderà quanto tenermi qui e cosa accadrà dopo. In manibus tuis, sors mea. Sarò la vostra madre istitutrice. Qui non potrai continuare i tuoi studi e le tue ricerche di filosofia. Non ci interessa sapere di dove vieni, né che cosa hai fatto fino a questo momento. Nel convento vigono regole assolutamente ferree. Tu hai 42 anni. Nel Carmelo si entra soltanto per vocazione e non perché ci si vuole ritirare dal mondo. Sappi che il noviziato è un periodo durissimo e lo è anche per le più giovani. Io non farò alcuna eccezione. Per quello che mi riguarda siete tutte uguali. Lo so, madre. Non è permesso per nessuna ragione entrare nella cella di un'altra sorella, né parlare con lei. Per questo sono previsti appositi giorni e luoghi e determinate ore. Io non so ancora quale sia la ragione che ti ha spinta a venire qui, in un luogo dalle regole tanto rigide e severe. Te lo ripeto, nel Carmelo non si viene per fuggire dal mondo, ma esclusivamente per vocazione. Perdonami, mamma. La scelta più dura è quella del silenzio. Non parlo più. Io prego. Lo sai che quella è una professoressa ebrea. Sembra che abbia scritto anche dei libri. Vorrei sapere per quale motivo è venuta qui. Io voglio amare Gesù. Anch'io ci voglio provare. Ripassaci il sapone. Non lo vedi che è ancora sporco? Ricorda che sei libera di andartene nel primo anno di noviziato. Più tanto giovane.
Non credo che ce la farà. Va nella focella e prega perché il Signore dia forza alla tua anima. Sai, io di Madre Giuseppa ho più paura che di Dio Onnipotente. A me non fa paura. Noi siamo chiamati a patire con Cristo per collaborare alla sua opera di redenzione. Uniti al Signore, noi siamo parte del corpo di Cristo. Cristo continua a vivere in noi e soffre in noi. Così la nostra sofferenza è feconda. Hans. Ellie. Rosa. Mamma. Paolo. Un'altra vita. Come madre istitutrice ho il diritto di aprire la corrispondenza. È la regola. Le suore devono essere preparate a quelle notizie che potrebbero turbare la loro serenità. Ma aspetto una lettera di mia madre. Non dovete mai discutere. In fondo, solo partendo da Dio, si può capire cos'è lo spirito. Questo mistero che sempre ci attira, che è poi il mistero della nostra esistenza. Quanto vi è di spirituale nell'esistenza, lo scopriamo procedendo nella nostra conoscenza di Dio, senza che però ci sia mai completamente rivelato, senza cessare, cioè, di essere un mistero. Puramente spirituale è solo ciò che accade in fondo al cuore, la vita dell'anima nata da Dio e in Lui avveratasi. Ti avevo pregato di ridurre al minimo la corrispondenza e invece noto con rammarico che tu continui a scrivere e a farti scrivere per le tue indagini filosofiche, sottraendo così tempo alle preghiere. Essendo la più anziana delle sorelle, credo sia mio dovere metterti in guardia contro il grave pericolo della vanità. Quello che Cristo ti chiede è un po' di umiltà. Ci sono molte suore che pensano che tu ti sia venuta a rifugiare nel convento perché non vuoi condividere il destino del tuo popolo. Ti invito d'ora in avanti a dare prova di maggiore umiltà e di maggiore obbedienza. Se vuoi essere tutto, non desiderare di essere qualche cosa. Oh.
ad domus Aaron, in eternum misericordia eius. In eternum misericordia eius. Cosa succede? Succede che pregare in questa maniera mi sembra assurdo, madre. Non fate che allontanare le novizie da Dio. Sorelle, lasciate il refettorio. Sorella Greta, esci anche tu. Non stare che giudicare l'insegnamento della tua superiore. Santa Teresa d'Avila ha detto più volte: pregare e stabilire un dialogo intimo con Dio. Ma che dialogo è ripetere all'infinito delle litanie come un ritornello? Non sta a te commentare le parole di Santa Teresa d'Avila. Ritirati. Se tu vuoi essere tutto, non desiderare di essere qualcosa. Questo non è da me, madre. Chiedo scusa, madre superiora. Avrei una comunicazione per sorella Edith. Tua sorella Rosa ti aspetta in parlatorio. Dove vai? Non si possono ricevere visite senza aver avuto il mio permesso. Abbia un po' di compassione. Mia sorella attraversa un momento difficile. Mi porta un messaggio di mia madre che è molto malata. In questo caso va pure, Edith. Come faccio a parlarti se non riesco neanche a vedere il tuo viso? Non puoi uscire di lì. Non ci è permesso oltrepassare questa grata. Allora, come stai? Erna ha scritto dall'America e anche mandato delle foto. Ecco, guarda. La mamma è malata, lo sai. Non puoi venirla a trovare. La mia vita non mi appartiene più. Mi sembri molto stanca. Perché la mamma? Perché la mamma non mi risponde più? Dimmi perché. Edith, come pretendi che ti risponda? Lei continua a ripetere che tu l'hai abbandonata. Io prego per voi. Tutti i giorni. Ma vedi? Non è delle tue preghiere che noi abbiamo bisogno in questo momento, ma della tua presenza, di te, Edith. Tu parli tanto dell'amore, ma che cos'è questo tuo amore? Tua madre, a casa da sola, sta per morire. Sai quanto avrebbe bisogno di te. Il tuo popolo sta per essere sterminato. La tua famiglia è dispersa per il mondo. E tu? Che cosa fai? Eh? Tu ci abbandoni e startene chiusa qui dentro. Questo per me non è amore. Questa è cattiveria. Egoismo. Follia. Tu, con tutte le tue preghiere, ci stai uccidendo. Ti prego, non parlarmi in questo modo. Dammi la mano. Io non ne posso più, Edith. Se tu sapessi quello che sta succedendo là fuori. Rosa. Non sarei dovuto venire. La mamma, se lo vuoi sapere, mi aveva proibito di venire.
No! Perché? Perché mi hai abbandonato? No! Gloria, Padre, et Filii, et Spiritus Sancti, sicut erat in principio, et nunc, et semper. Non ti fa paura la morte? Tempore, dixit Iesus turbis parabola manca. Simile factum est regnum celorum, obili qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormire te homines, venit inimicus eius, et super seminavit zizania, in medio tritici et abili. Cum autem crevisset erba, et fructum fecisset. Controllati, basta così. Alzati e va nella tua cella. Va a pregare. Il convento non è un rifugio. Qui si sacrifica la vita a Dio, sino alla fine. Esci, cerca la tua felicità altrove. Ma ricorda che dappertutto c'è sofferenza. Madre mi vuole scacciare dal convento. No. Ti sto dando un consiglio.
Ora va, sorella Greta. Sai, lei è morta serenamente, fedele fino alla fine alle sue convinzioni religiose. Lo so. E ha parlato di me prima di morire. Non mi aveva perdonato. La mamma ti ha sempre voluto bene. Ma ora... io voglio stare accanto a te. Puoi restare qui se vuoi. It gadal. It gadal. Beit kadash. Beit kadash. Sheme. Rabba. Bealma. Bealma. Divera. Chirute. Veyam lich. Veyam lich. Malkute. Malkute. Bechayechon. Bechayechon. Uvyomechon. Uvkayechon. Dechon. Bet. Israel. Bagala, Uisman, Harib, Veim, Amen. Amen. Grazie, Edith. Io rimango qui insieme a te. Vieni, figlia mia. I nostri superiori hanno acconsentito a farti continuare i tuoi studi di filosofia e ti dispensano anche dall'eseguire i lavori pesanti fino al giorno dell'ordinazione. Non ho più bisogno di continuare i miei studi. Sei una donna di grandi qualità e il nostro scopo è servire Dio nel mondo. Finisci pure il tuo libro, figlia mia. Caro Hans, domani è il giorno più importante della mia vita. Diventerò la sposa di Gesù. Rosa rimarrà qui con me. È diventata la suora portinaia del convento. Non riesco a dormire. Ho molta paura per domani. Perché prendiamo i voti? Ho paura perché le porte si chiuderanno per sempre. Ho tanta paura. Non so se saprò rinunciare a tutto. Se non sei convinta, rispetta i tuoi dubbi. I miei genitori volevano costringermi a sposare uno che non amavo. Così sono scappata in convento. Adesso però... penso all'amore. Ai figli. Che stupidaggini. Io ero una bambina terribile, sempre pronta a litigare in casa e a scuola. Ero diventata atea e ribelle. Tu invece sei stata una brava ragazza. Mm-hmm. Sì. Ho ricevuto un segno. Nella vita riceviamo tanti segni, ma non sappiamo leggerli. Il mio è venuto da Santa Teresa d'Avila. Mi ha preso per mano e mi ha chiesto di attraversare le sette stanze. Le sette stanze? Ma sì. Ognuno di noi deve superare delle tappe. Santa Teresa dice... che il cammino che ci porta ad arrivare al centro di noi stessi passa per sette dimore. O se vuoi, sette stanze. Nella prima stanza l'anima è muta e sorda.
ancora prigioniera del mondo esteriore. È allora che si comincia ad avanzare nel cammino della conoscenza interiore, che l'anima comincia il suo percorso. Nella seconda dimora, l'anima lotta contro le attrattive del mondo esteriore. Sente che tutto nel mondo è effimero. Si lo quieres, Dios mio, muramos con vos. Come dijo Santo Tomás, si può morire per te, come ha detto San Tommaso d'Aquino. Nella terza dimora, l'anima si purifica attraverso la meditazione. È pronta ad accogliere la sofferenza e rinuncia alle tentazioni del mondo esteriore. Ma non è ancora abbastanza forte. Nella quarta dimora, l'immaginazione domina. La conoscenza, l'intelligenza e la memoria pesano sull'anima, ma per progredire si deve rinunciare a tutto questo. Nella quinta dimora, il mondo profano non ha più influenza sull'anima. Adesso è libera da ogni costrizione. È per questo che sono felice qui. Ma tu devi fare il tuo cammino. La sesta dimora è la camera della sofferenza. Ma l'anima ha lasciato tutte le tentazioni del mondo esteriore. E aspetta. Aspetta. Che cosa? Quello che si trova nella settima dimora. Ma quello ancora non lo conosco. È ancora davanti a me. Non ti sacrificare per qualche cosa in cui non troveresti la tua strada. E le sette stanze? Si può servire Dio altrimenti che in un convento. Non si deve aver paura. Cresci dei figli. Trova la tua felicità altrove. Ti ringrazio. Edith Stein, sei tu qui perché desideri unire per sempre la tua anima a Cristo nell'ordine monastico? Sì. Cos'è che desideri? La misericordia di Dio, la povertà dell'ordine, la vita in comune con le sorelle. Sei pronta a rispettare questi principi fino alla fine dei tuoi giorni? Sì, lo voglio. Lo spero. Io, Edith Stein, faccio solenne professione di fede e faccio voto di obbedienza, castità, povertà davanti a Dio e alla Santissima Vergine Maria del Monte Carmelo.
fino alla morte. A partire da oggi il tuo nome sarà Suor Teresa Benedetta della Croce. Teresa come la santa che ti ha aiutato nella conversione, della croce per la croce che desideri portare. Chi vuol far parte della vita di Cristo deve passare attraverso la crocifissione. Deve essere crocifisso come Lui. Deve negare se stesso, abbandonarsi alla sofferenza e alla morte, come Dio comanda o concede. L'anima, l'io e la libertà. La determinazione ultima su di noi è diritto dell'anima. La libertà personale è un segreto talmente grande che davanti ad essa anche Dio si ferma con rispetto. Accediamo a Dio quando l'anima si consegna totalmente a Lui. E proprio questo consegnare noi stessi sarà l'atto più sublime della nostra libertà. Riguardo a quale sia il grado più alto della vita personale, l'insegnamento carmelitano concorda perfettamente con la teoria secondo la quale il nostro mondo interiore è il luogo della libertà assoluta. Per me? Sì. Una persona che non ti aspetti. Davvero? Sì. Volevo farti vedere il mio bambino. È bello, vero? Vorrei tanto poterlo prendere in braccio. Oh.
respondens dixit. Non in solo pane vivit homo, sed in... Sorelle, madre, c'è una delegazione ufficiale. Sono venuti in convento per le lezioni. Sono disposti a rispettare le regole dell'ordine. Possiamo votare senza lasciare il Carmelo. Coloro che lo desiderano possono consegnare la loro scheda elettorale a quei signori. Io personalmente non ho alcuna intenzione di votare. Votate, sorelle. Votate contro Hitler. È nemico di Dio. Sta portando la Germania al disastro. Il convento non è il luogo adatto per fare dell'agitazione politica. Che ognuna si comporti secondo coscienza. Te Deum laudamus, te Dominum confitei. Qui risulta che mancano due suore, Inge Fichte e... È malata e Greta Wurzel non è più qui, ha lasciato il convento. La dottoressa Edith Stein? Essendo ebrea, non ha diritto al voto. Però se avete bisogno del mio nome... Così le nostre strade si incrociano di nuovo, dottoressa Stein. Suor Teresa benedetta, signore. Va bene. Sono venuto qui per incontrarla e non riesco nemmeno a vedere il suo volto. È tanto che non mette piede da quest'altra parte della grata. Peccato. Vedrebbe persone felici che credono nel nostro sistema. L'ordine va sostituendosi all'anarchia e il popolo tedesco ha riacquistato fiducia e ottimismo. Il vostro nuovo ordine è basato solo sull'odio e sulla menzogna. Porta alla guerra e alla morte di milioni di persone. Professoressa Stein, questa non è più filosofia, ma politica. Per parole del genere si rischia il carcere, questo lo sa, vero? Mi dia ascolto, c'è un'unica soluzione. Deve lasciare il paese il più presto possibile. Voi non mi fate paura. La Germania è la mia patria. Io resto qui. Come vuole. Deve riempire questi formulari per la Gestapo, dottoressa Stein. Spero con tutto il cuore che questa sia l'ultima volta che la vedo. Lei è un sentimentale. E lei è pericolosa. Sotto ogni punto di vista. Addio. Madre, chiedo scusa. Stanno succedendo delle cose terribili. Per le strade rastrellano tutti gli ebrei che trovano. Una donna l'hanno presa anche per i capelli. L'hanno buttata per terra e riempita di carne. E poi, l'hanno anche... Sono due ragazzi. I marciapiedi sono coperti di vetri e le vetrine dei negozi sono tutti in frantumi. Che ci succederà, madre? Stiamo attraversando una notte di orrori. E durerà a lungo. Dobbiamo pregare, sorelle. Dobbiamo pregare.
Rosa, lascia aperto il portone e fa entrare tutti coloro che avranno bisogno di aiuto. Portate dell'acqua! Delle verde! Dov'è la madre superiore? Brigata! Signora, aiutaci! Il signore è grande, ci proteggerà! Si fa presto! Hanno bruciato tutto! Di qua! Speriamo che questa donna resti viva! Cosa volete? Cerchiamo la dottoressa Edith Stein e Rosa Stein. So bene che lei ama Edith. Ora è in pericolo. Le dia la possibilità di salvarsi. È Edith che la manda? No. No, sono qui di mia volontà. Lei sopravvaluta il mio potere. Per quale motivo non mi avete dato ascolto? Vi avevo consigliato di lasciare il paese, di andare in Palestina o in America. Ci sono leggi restrittive. Non posso fare eccezione per nessuno, neanche per lei. Ci aiuti, professore. Lei può se vuole. Noi non abbiamo fatto niente. Partite, immediatamente. Andate in America, in Olanda, in Francia. Andate dove volete. L'importante è che io non vi veda più. Sono stato chiaro?
Ci vuole qualcuno che si faccia carico delle sofferenze. Le sofferenze di chi odia e di chi è odiato. Mi offro per la mia famiglia, per il mio popolo, per i vivi e per i morti, per tutti quelli che Dio mi ha affidato. Il mistero della croce lo può capire solo chi è crocifisso. Mio Signore, perché proprio i tedeschi? E perché gli ebrei? Hanno detto che ci deporteranno tutte se non vi consegnate entro 5 minuti. Ma è una follia. Come posso permettervi di lasciare il convento? Non deve tormentarsi per me, madre. Sono pronta ad affrontare il mio destino. Stanno dando la caccia agli ebrei convertiti in tutta quanta l'Olanda. È il loro modo di vendicarsi dell'arcivescovo, che con una lettera ci ha esortato ad offrire la nostra protezione agli ebrei. Questo è il mio testamento spirituale. La prego. Lo conservi lei. Via, si parte! Avevi promesso che mi portavi dalla mamma. È vero, ma finché non avremo ritrovato vostra madre, sarò io vostra madre. Ma tu sei una suora, non puoi essere mamma. Hai ragione. Io figli non ne ho avuti. Ma una madre l'ho avuta anch'io. Tieni, l'ho fatta io, sai. Soffiamo il naso, su, soffia.
Ecco così. Sopra. Ancora, ancora, sopra. Ah. Brava. Ho fame. Aspetta. Hai fame? Vieni. Finalmente è chiaro. Mi arrovellavo. Non riuscivo a capire come potessi andare alla morte così serenamente. Adesso invece l'ho capito. Ma certo, quale maggiore gloria per una donna così assetata di fama e imperitura che diventare santa? Ho fatto del male. Sì, ho fatto del male a così tante persone in vita mia senza volerlo. A mia madre, alle mie sorelle, anche a te. E per questo io devo chiederti perdono. Chiedo il perdono di tutti. Credi che non mi sia mai domandata se veramente la mia scelta di condividere la passione di Cristo fosse una scelta sincera? O se avevo rinunciato al mondo per orgoglio, piuttosto che ammettere i miei dubbi? Solo per paura di sondare fino in fondo il mio cuore. Non lo so proprio. Non sono capace di rispondere. Edith, il tuo cuore è oscuro. Che cosa credevi mai di poterci trovare? Non lo so proprio. O forse sì. Perché sei... Se il recipiente non è pronto, non lo si può riempire. Lo abbiamo imparato in filosofia, ti ricordi? Perché non hai cercato un luogo sicuro? Ti sbagli, l'ho cercato tanto. E l'ho trovato. Non riesco a capirti. Ci siamo fatti del male l'un l'altro, Franz. Ci siamo combattuti come dei nemici per tutta la vita per arrivare a che cosa? Addio, Edith. Tu non saprai mai perché sono venuto qui. Salva la tua anima, Franz. Salva la tua anima, sei ancora in tempo. Siamo arrivati a casa. Siamo a casa. Mio Dio, se potessimo scendere e tornare dalla mamma. Non cercate più su questa terra.
liberi! Scendete tutti! Avanti! Scendere! Tutti! In fretta, in fretta! Muovetevi! Voi di là! Via, via, via! Cammina! Restate in fila! No! 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 Senti che cazzo che fanno! Gli ebrei sono insopportabili! No! Sono ridicoli! Sinistra. Vieni. Sinistra. Avanti. Destra. Vieni. Vieni avanti. Muoviti. No, aspetta. Aspetta. Come faccio? Ho perso la bambola. Non ti preoccupare, Marie. Vado a cercare. Vieni. A destra. Sinistra la vita. Destra la morte. Non si deve aver paura. Destra. La bambina deve vivere. Destra. Tu, a sinistra. Destra. Voi, 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 voi